il grande calcio direttamente a casa vostra. Protagonista questa sfida che ha monopolizzato l'attenzione dei tifosi e dei addetti ai lavori. Se ne è parlato moltissimo nella vigilia. Adesso le chiacchiere lasciano spazio al campo e siamo pronti a godersi la cosa più importante, lo spettacolo. In questi 90 minuti, capire chi avrà la meglio. Quale delle due squadre riuscirà a vincere, lo scopriremo qui su eSports. Sfida a cui le due tifoserie tengono in maniera particolare, duello che adesso ovviamente si sposta dalle tribune al campo, vedremo chi avrà la meglio. Un saluto da Piero Gipardo e da Lelia Dani, pronti per l'emozione di questa sfida. Club protagonista della sfida che commenteremo oggi. Gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Sfuma l'occasione. Interviene bene il difensore sul cross. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Apre dall'altra parte. Posizione interessante. Si oppone al tentativo avversario, azione che sfuma. Jaskelein. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Totti. Può metterla da lì. Interviene bene e spazza. Grande giocata qui. Si fanno portare via la palla, occhio. Prova a metterla in mezzo. Perde il controllo della sfera. Ha spazio davanti a sé. Incredibile, traversa, non è finita. Ottimo intervento, senza fronzoli. Tentativo apprezzabile, meritava miglior sorte. La palla respinta dal palo. Vantaggio solo sfiorato e il risultato resta in bilico. Recuperano il pallone. Trombetta. Cross lungo sul secondo palo. È tutto fermo, era partito verso la porta avversaria, ma era in fuorigioco. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Belmonte prova a cambiare gioco con questo lancio. Legge bene la traiettoria qui. Sana. Dikkakoi. Jaskelainen. Palla che termina oltre la linea di fondo. Riesce a tenerla in campo. Ottimo qui l'intervento, l'anticipo e il recupero del pallone. C'è punizione, intervento falloso secondo l'arbitro.
pallone che ha superato la linea sarà rimessa dal fondo. Provano ad avanzare. La tocca dietro. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato, direi, molto bene l'assist all'indietro del compagno. Un gol facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Dinkakoi, il portiere intercetta il cross. Belmonte. Continuano a spingere. Sarà la touche, la rimessa con le mani. Palla che spiove. Rinvia su questo cross. Recupera palla, intercettando bene il pallone. C'è spazio per il contropiede. Può andare al tiro. E non sbaglia! Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Avanza indisturbata. Conclusione sfortunata che termina di poco fuori. La posizione non l'ha sicuramente favorita. Da ammirare va detto il coraggio, ma forse in quel frangente avrebbe fatto meglio a passare la palla. Ci vuole più lucidità. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. La gioca profonda verso l'attaccante. Arriva il segnale di chiusura della prima frazione, ci ritroveremo per la ripresa. Comincia la seconda frazione di gara. Belmonte. Pallone che viene riconquistato. Possono far male da lì. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Prova a far partire il tiro. Che gol fantastico! Ha trovato la rete con una volée spettacolare. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol.
ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Belmonte. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Jaskelainen. Non controlla bene qui. Intervento efficace a liberare. Continua ad avanzare. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Prova a metterla lunga col filtrante. Conclusione respinta, non è finita. E il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta del portiere. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Fischia l'arbitro, tutto fermo, fuori gioco. Belmonte. Smette il pericolo qui. C'è spazio per la ripartenza. Tackle vincente. Intervento provvidenziale. Totti. Jaskelainen. Totti. Prova un pallone lungo. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Trombetta. Risolve problemi. Gioco fermo con l'arbitro che ha appena fischiato il calcio di punizione. Prova il tiro in porta. Grande risposta del portiere su questo tiro. Il dato sui tiri certifica il loro dominio, una supremazia che va al di là del risultato, Pier. Stanno facendo il bello e il cattivo tempo, riescono a mettere in difficoltà la difesa ogni volta che accelerano. Ottimo qui l'intervento, l'anticipo e il recupero del pallone. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Si gioca per il vantaggio. Solleva la testa, c'è il cross in area. Occhio. Palla spazzata via, sarà corner. Cross verso il centro dell'area. Allontana il pericolo. Era fallo, ma c'era norma del vantaggio. Lancio morbido verso il compagno. C'è il tocco arretrato. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Gol nato sugli sviluppi di questa palla lunga a scavalcare il centrocampo. Hanno badato più la sostanza che lo spettacolo qui e il risultato ha dato loro ragione. È una
una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Belmonte. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Dikakoi. Ancora 300 secondi alla fine della gara. I compagni si fanno vedere. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Buono questo passaggio. Ottimo l'intervento sull'avversaria. Occhio qui alla ripartenza. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Anticipa tutto il portiere, intercetta il pallone. Così può bastare, fischia l'arbitro, vittoria per la formazione di casa. Risultato che non fa una piega, Pier.